per tutti gli amici che sono su YouTube e per tutti coloro che sono collegati con la piattaforma Zoom, buon pomeriggio a tutti e benvenuti. L'associazione Amici di Cristina vive il suo momento centrale nel mese di febbraio di ogni anno. Domenica scorsa, in occasione della Giornata per la Vita, sono state consegnate le donazioni a diversi enti e associazioni che aiutano e sostengono la vita. Questa mattina è stato il turno degli amici di San Nazario, che là in Valstagna stanno celebrando la Giornata per la Vita con altre donazioni. Quest'oggi pomeriggio, diamo il benvenuto a Don Patrizio Garascia, superiore dei Padri Oblati di Rho, custodi del loro meraviglioso santuario, infaticabili predicatori, confessori e direttori spirituali. Grazie, Don Patrizio. L'associazione è sempre in debito con te. Siamo sempre a te grati, perché tanti anni fa, forse inconsapevolmente, hai acceso un faro sulla vita della nostra Cristina. Quel faro è ancora acceso e non si spegnerà mai. Allora lasciamo a te di accompagnarci in questo viaggio, un viaggio nel diario di Cristina. La locandina dice proprio questo, un viaggio nel diario di Cristina dove l'amore e la sofferenza si intrecciano, trovando nella forza della fede il nodo più stretto. Una brevissima nota tecnica: se chi è collegato su YouTube al termine o nel corso della testimonianza di Don Patrizio volesse fare una domanda, lo può fare mandando una mail alla casella amicidicristinaonlus@gmail.com. È una casella che è presidiata dalla nostra Gabriella, che è qui presente, e Gabriella eventualmente, se riceve una domanda, la leggerà. Leggerà il testo. Quindi, grazie Don Patrizio, lasciamo a te la parola. Grazie Pasquale, grazie davvero a tutta l'associazione Amici di Cristina, grazie per la presenza al Don Giovanni, che saluto con grande stima e affetto. Saluto anche tutti coloro che non vedo ma so collegati attraverso il canale YouTube della parrocchia della Sacra Famiglia. Chissà, forse c'è anche il Carlo collegato, non lo so. Comunque gli mando un saluto affettuoso al Carlo e a Francesco, Lucia e Riccardo e ai genitori di Cristina e a tutti gli amici anche di San Nazario, di Vastagna o comunque tutte le persone che in qualche modo hanno conosciuto, amato e continuano a voler bene a Cristina e alla sua famiglia. Io vi ringrazio per l'invito perché trovo provvidenziale per me questa collocazione in questo periodo di febbraio che, come già accennavi tu Pasquale, ha visto domenica scorsa la celebrazione della Giornata per la Vita. Aggiungo che oggi, anche popolarmente, San Valentino, festa degli innamorati, è un giorno bello, anche molto luminoso, almeno qui a Rho, credo che a Cinisello c'è un bel sole che splende e che dice della bellezza dell'amore. Poi, il 2 febbraio scorso, 12 giorni fa, abbiamo celebrato i 30 anni del matrimonio di Maria Cristina e di Carlo, proprio avvenuto nella parrocchia della Sacra Famiglia. Il 91, nel 1991, e poi una confidenza. Oggi è proprio il mio compleanno, quindi è il mio giorno in cui ringrazio Dio del dono della vita. Per cui, quando non ho potuto accettare domenica scorsa per impegni già presi questa diretta e l'abbiamo rimandata ad oggi, mi sono detto: questo è il più bel regalo per me. Perché? Perché celebrare il dono della vita, e oggi canto il dono della vita, dicendo che ho incrociato dentro il sentiero della vita la testimonianza commovente di Cristina e della sua famiglia, mi fa dire davvero che questa non è una semplice coincidenza, ma come direbbe il Francesco Lorenzi dei De San, una dioincidenza. E quindi davvero commosso, rendo grazie.
Perché la vita è bella, perché la vita è grande. E poi mercoledì ricorre anche l'anniversario del mio battesimo e io dico sempre che con Sant'Ambrogio è bella la vita, ma incontrando il Signore nel giorno del battesimo questa vita è diventata vita innestata nella vita di Dio. E quindi anche mercoledì 17 febbraio per me sarà un giorno grandissimo. E poi l'incontro si colloca dentro un anno speciale, un anno che noi chiamiamo della pandemia e di questa situazione dolorosa che ha segnato, continua a segnare nella sofferenza diverse persone, diverse famiglie. Io credo che anche su questo punto, Cristina, come sulla vita, sull'innamoramento e sulla sofferenza e la morte, abbia molto da insegnare proprio dentro questo tempo. Devo fare i complimenti a chi ha trovato il titolo per questo incontro, che dice in nuce già tutto. Un viaggio nel diario di Cristina, dove l'amore per la vita e la sofferenza si intrecciano, trovando nella forza della fede il nodo più stretto. Io non so chi è che l'ha inventato, ma è piaciuto tantissimo, è geniale come titolo. Una sintesi perfetta dell'esperienza spirituale di Cristina. E dunque cos'è che ho fatto? Io ho ripreso tra le mani il diario e l'ho riletto da cima a fondo dopo un po' di anni che non lo facevo più da cima a fondo, così leggendolo come se fosse la prima volta. Tra l'altro io c'ho ancora la prima edizione e quando Carmelo mi ha spedito quelle nuove che ho già tutte donate, con sorpresa ho visto che ha la quarta edizione. Questo non lo sapevo, che già la quarta edizione, il diario di Cristina, una vita donata. Allora, riprendere il diario ha significato per me risvegliare un sacco di ricordi, soprattutto inevitabile il dialogo lungo che ho avuto con Carlo, quando pian piano mi dava da leggere confidenzialmente gli scritti della sua sposa, della madre dei figli, e io rimanevo proprio molto colpito finché ho proprio sollecitato Carlo: bisogna far conoscere questa esperienza, bisogna farla conoscere. Lui era restio, però alla fine si è come arreso, si è fidato di questo invito. E quindi mi ricordo quei giorni in cui, quei mesi, dove mi dicevo come fare questo diario, come costruirlo, quali pagine scegliere. E quindi, niente, ho ritenuto davvero anche lì una provvidenza quando l'ho riletto e ho visto l'impostazione, proprio dividere il diario che abbraccia i 10 anni centrali della vita di Cristina, da quando aveva 15-16 anni fino alla sua Pasqua, fino a 26 anni, dividerlo in 4 capitoli che sono davvero come 4 punti che noi non dobbiamo mai dimenticare, che descrivono una storia, che descrivono anche una comprensione della vita che Cristina aveva. Per cui farei notare questo snodo, questo sentiero che nel diario viene presentato. Anzitutto il primo capitolo l'avevo intitolato L'amicizia di Cristo, l'incontro con Cristo che Cristina ha avuto, ha vissuto, ha interiorizzato, perché subito all'inizio e della sua adolescenza era chiara una cosa, che il Signore Gesù Cristo per lei era veramente il cuore del suo cuore. E questa cosa mi aveva subito colpito, una ragazzina di 15-16 anni
che diceva alcune cose su Gesù, che scriveva alcune cose su Gesù, che dialogava in un certo modo con Gesù, ho detto, questa non è un'esperienza normale, o se volete, dovrebbe essere normale per ciascuno di noi, ma il modo con cui Cristina raccontava e parlava del Signore Gesù Cristo davvero faceva trasparire il tesoro. Aveva trovato il tesoro, aveva trovato la perla preziosa. Noi sappiamo che l'incontro definitivo con Cristo coincide con il battesimo, tanto che anch'io celebro il giorno del battesimo, il 17 febbraio, come il giorno più importante per la mia storia personale, più importante della stessa ordinazione sacerdotale. Non c'è un giorno per me più grande di quello del battesimo. Lì è l'incontro definitivo con Cristo. Ma sappiamo che il battesimo poi viene come inverato, viene come riscoperto a un certo punto della vita, quando uno si rende conto di chi è Gesù, di chi è Dio. È quello che è avvenuto per Cristina. Potremmo dire l'età dei 15-16 anni è stata per Cristina come quella pagina famosa del primo capitolo di Giovanni, in cui gli apostoli Andrea e Giovanni vanno da Gesù e annota l'Evangelista, erano le 4 del pomeriggio. Ecco, per me le 4 del pomeriggio di Cristina è stato quell'anno fantastico, l'85, direi 1985. Per cui a pagina 15 del diario io farò parlare soprattutto Cristina in questa mia presentazione molto, molto, molto semplice. Pensate cosa scrive. Pensate nel novembre 1984, tra l'altro 84 l'anno in cui venivo consacrato prete, e lei viveva con una consapevolezza senz'altro più grande della mia, e scriveva: devo imparare a vivere tenendo presente il più grande maestro di vita, Gesù. E poi continua: chi è Gesù per me? Quale presenza ha nella mia vita e io nella sua? Apro le porte a Cristo per farlo entrare? E poi mette delle virgolette, come faceva ogni tanto nelle sue preghiere, nei suoi scritti, facendo come parlare il Signore. Ecco perché Don Teofano parlava anche dell'aspetto mistico dell'esperienza spirituale di Cristina, che non è l'aspetto che c'entra con le nuvole, ma mistico vuol dire colui che penetra la realtà fino in fondo, fino a scoprirne la radice, il segreto. E scrive: guarda e considera tutto dal punto di vista di Gesù crocifisso, luogo di contemplazione. Vedete i semi cosa vogliono dire? Cioè, non solo Cristina capisce, comprende, fa esperienza del tesoro e della perla preziosa che è Gesù, ma questi crocifisso. Ecco, la cosa che io subito mi ha stupito è che una ragazzina scopre nel crocifisso, in Gesù che dà la vita per amore, il punto più alto della rivelazione che Dio fa di sé. Questa non è una cosa scontata. Questa è l'esperienza davvero dei santi, come Paolo Apostolo. Anche Paolo Apostolo, pur avendo incontrato Cristo risorto sulla via di Damasco, scrive: io non so nulla se non Gesù Cristo e questi crocifisso. Cioè, come dire davvero che il Calvario, che il momento del dono della vita di Cristo, è il momento alto della rivelazione, in cui i cieli si aprono. E questa nostra amica a 15 anni aveva già compreso il segreto del cristianesimo. Ma poi è soprattutto una preghiera, pagina 19 del diario, che io intitolerei il cantico dei cantici dell'amore di Cristina per Gesù e di Gesù per Cristina. Per me è una delle preghiere più alte che io abbia mai letto dal punto di vista della profondità, dell'esperienza. Sentite cosa dice Cristina. Sta parlando a Dio.
quando cerco te, o mio Dio, io cerco la felicità della mia vita. Signore, aiutami a cercarti nella tua parola, a rincorrerti come una ragazza rincorre il suo innamorato, a seguirti come colui che, essendosi perso nel deserto, insegue le orme altrui per raggiungere la salvezza, a spiarti come fa l'innamorato alla finestra dell'amata, a pedinarti come chi, servendosi dei più minimi indizi, vuole arrivare a conoscere la verità, a scoprirti come un bambino che, quando si apre alla vita, vuole conoscere il mondo e tutto ciò che lo riguarda, a indagare su di te come uno studioso che, interessatissimo dell'oggetto della sua ricerca, non si accontenta di poche notizie, ad afferrarti, anche se so che questo è impossibile, sei grande Dio. Aiutami a farmi penetrare da te, perché io sia solo tua e non più mia, rinchiusa nel mio egoismo. Aiutami a gustare la tua bellezza e la tua grandezza, come un bimbo il cui unico desiderio è di succhiare il latte dal seno materno. Aiutami a vivere di te, con te, in te, qualsiasi sia la mia vocazione. Tu solo, solo tu e la tua parola. E conclude: vorrei che la tua parola fosse il mio unico sostegno, la mia unica richiesta, la mia sola gioia, il mio unico impulso, il mio unico conforto. Se cerco te, tutto il resto mi sarà dato in più. Io non so, io tutte le volte che rileggo questa preghiera resto incantato, perché, vedete, San Valentino, festa degli innamorati, cioè che cosa ha voluto dire per una ragazzina di 15 anni parlare a Dio come un'innamorata che rincorre il suo innamorato? Una cosa, ma poi se voi la riprenderete, a vedere i verbi che ha cercato, no? Quasi una sua poesia, un canto, secondo me potrebbe essere messa in musica, in canto questa preghiera, troppo, troppo bella. Ecco, in questo inizio c'è già tutto, tutto. E poi, vi dicevo, questo primo capitolo è intitolato L'amicizia di Cristo perché davvero considero il punto di partenza capitale di tutta la storia di Cristina. È una spiritualità cristocentrica quella di Cristina, anche quando parla della Madonna, parla dei santi, cioè tutto si riferisce a Cristo, tutto è per portare lì, e a Cristo crocifisso, a Cristo che dà la vita per amore. E poi il secondo capitolo del diario l'ho voluto intitolare La vita come vocazione. La vita come vocazione. E dopo un po' di anni, noi questo diario con l'associazione, con gli amici di Cristina, l'abbiamo pubblicato nel 2005. Dopo qualche anno, quando è arrivato il cardinale Scola, di cui sono stato vicario, per cui ho vissuto accanto a lui ed è stata un'esperienza bellissima, e poi adesso l'arcivescovo Delpini, che era già vicario generale, quindi abbiamo collaborato molto, il tema che più sottolineavano sia il cardinale Scola che l'arcivescovo Delpini è stato il tema della vita come vocazione. Difatti anche il nostro arcivescovo, quando gli hanno chiesto: ma secondo te, caro vescovo, qual è la cosa più urgente oggi che i cristiani dovrebbero riscoprire, che noi tutti dovremmo riscoprire?
E lui disse: sono due le cose urgenti oggi. Primo, che si riscopra la vita come vocazione, e poi secondo, che si creda con più ardore alla vita eterna. Però la vita come vocazione. E quindi l'attualità anche di questo secondo aspetto della vicenda spirituale di Cristina è davvero incredibile. Lei la vita come vocazione l'ha subito intuita, perché non c'è vita senza la vocazione, la questione fondamentale. E allora anche qui lascio parlare lei, quando a pagina 31, 32 del diario comincia a parlare, vocazione, scrive tutto in maiuscolo con tre punti esclamativi. Tra l'altro anche io adesso quando scrivo i messaggi faccio con un po' di punti esclamativi, perché mi viene sempre in mente che la Cristina ne metteva tanti di punti esclamativi. Vocazione. E poi guardate la sincerità anche di una ragazzina. Ho paura di dire di sì, oh Signore. Ho paura di darti la mano, tu la tieni nella tua. Ho paura di incontrare il tuo sguardo, tu sei un seduttore. Ho paura delle tue esigenze, tu sei un Dio geloso. Sono braccata, ma mi nascondo. Sono prigioniera, ma mi batto, sapendomi vinta, perché tu sei forte, Signore. Quando tendo le mani per cogliere persone e cose, esse svaniscono ai miei occhi. Tutto mi sembra vuoto, mi sembra vano. Ho paura, Signore, ma chi ti può resistere? Affinché venga il tuo regno e non il mio, affinché sia fatta la tua volontà e non la mia, aiutami a dire di sì. Allora, che cosa ci sta dietro a questa preghiera di Cristina? Anzitutto, davvero, l'impostare la sua esistenza come vocazione. La mia vita è una chiamata di Dio. E capisco che siccome Dio che mi chiama mi invita a dire di sì, ma dove mi porta questa chiamata? E quindi l'adolescente che confida le sue paure nella preghiera a Dio, e dice aiutami a dire di sì, cioè aiutami a comprendere che la vita è vocazione. Vocazione vuol dire dirti di sì, dire di sì a te, che in Cristo ti sei manifestato come amore che si dona. Difatti, poi continua la preghiera e dice: eccomi, Signore. Anche questo eccomi ritorna in altre preghiere di Cristina. È l'eccomi che anche Maria dice alla volontà di Dio, no? Eccomi, Signore, ecco il mio corpo, il mio cuore, la mia anima. Concedimi di essere tanto grande da raggiungere il mondo, tanto forte da poterlo portare. In questo momento ti ripeto il mio sì, lentamente, umilmente, ma con sempre tanta gioia. Sì, eccomi. Ma poi notate che il dire di sì a Dio significa raggiungere il mondo. Cristina non ha mai un'idea intimistica del rapporto con Dio. Ha un'idea mistica e quindi di profondo innamoramento. Ma sa che questo innamoramento di Dio la spinge a mettere la vita a servizio. Ed è qui il segreto dell'intendere la vita come vocazione. Il dire di sì a Dio vuol dire di sì a uno che mi ama e assumere la stessa sua logica, che è quella del dono della vita, del vivere la vita a servizio dei fratelli. Là dove il Signore mi colloca, nella forma che Lui mi fa intuire essere quella della mia santità e della mia felicità. E poi ho segnato anche a pagina 48, vedete, ma io non so, è molto calda la mia stanza, però a me viene la pelle d'oca a leggere certe cose, non so voi, ma sentire queste cose qua
ma anche quando interpreta l'amicizia con Carlo. Il 12 dicembre 1986, sentite cosa scrive. No? Oggi San Valentino, festa degli innamorati. Io questa preghiera la consigliavo molto, ancora adesso, ai fidanzatini, a coloro che magari che già da adolescenti si avviano a un'affezione grande l'una per l'altra, l'un per l'altro, e sentite cosa scrive. A Carlo, io e te compagni di cammino, diamoci la mano, teniamoci stretti per camminare verso colui che più ci ama. Regaliamoci il cuore, il nostro amore sia rivolto verso colui che più ci ama. Doniamoci la vita, ogni gioia. Ogni sofferenza abbia come unico riferimento colui che per amore nostro ha gioito e sofferto. Io e te, compagni di cammino, non meta l'uno per l'altro. Due mani che si stringono, due cuori che si sfiorano, due vite che si incontrano. Io ti amo, tu mi ami. Ma il nostro amore è contenuto nell'amore del nostro Dio. È per questo che vuole essere vero, saldo, puro, profondo. Io non ho parole perché, vedete, anche qui siamo nell'86 e quindi vuol dire ancora sui 15-16 anni, ed è 69, giusto? Come 69, quindi 17 anni quasi, ma questa consapevolezza, no, della vita come vocazione, che vuol dire non perdere di vista il senso, la direzione di tutto, che è il mistero di Dio rivelato in Gesù Cristo. E dice al suo amico fidanzatino: io e te, compagni di cammino, non meta l'uno per l'altro. E questo è il segreto dell'amore, quando l'amore non si chiude due cuori e una capanna, io tutto per te e tu tutto per me, ma questa totalità del dono della vita può essere vera solo se ha una direzione, se ha un senso, se ha uno più grande a cui affidare il nostro sempre pur fragile e piccolo amore. E Cristina questa cosa qui l'ha capita subito, subito all'inizio, che ce n'è uno, che c'è uno più grande, c'è uno più grande, che è il Signore, e che custodisce l'amore anche umano. E questo è meraviglioso. È la vita come vocazione davvero intesa come un riferimento sempre unico a Dio. Unico riferimento, dice Cristina. Poi a pagina 49 anche ho segnato, che belle le foto che vengono pubblicate anche nella prima edizione del gruppo della Sacra Famiglia il 2 febbraio 1991, ok? In una lettera che scrive a Carlo, sempre per renderci conto della vita come vocazione. Mi rendo conto che niente di ciò che faccio, che penso, ha senso se non ho come meta lui. E ancora, solo un anno fa pensavo che l'unico modo per spendere bene la vita era di donarla totalmente nelle mani di colui che per primo ce l'ha donata. Ora, sono della stessa opinione, anche se sono convinta che la mia vita può essere tutta per Dio anche in una famiglia. È straordinario. Straordinario. E dà proprio il senso di una ragazzina che, avendo avuto sempre come unico riferimento il Signore e la vita come vocazione, come risposta alla chiamata che Lui fa, allora uno può essere tutto per Lui dentro qualsiasi forma. Non è che la totalità del riferimento al Signore sia solo dentro la vita consacrata.
perché ciò che fonda la vita cristiana è il battesimo, punto, questa è la cosa più importante. Poi le forme cambiano, c'è chi accoglie la vocazione al matrimonio, chi accoglie la vocazione al sacerdozio, la vita consacrata, la missione, ma non è la forma, cioè noi non ci salviamo perché sono, io non mi salverò perché sono prete, ma perché come battezzato decido di consegnare la mia vita dentro la forma che il Signore mi ha indicato, totalmente a Dio, servendo i fratelli. Quindi che bella che questa intuizione, la mia vita può essere tutta per Dio anche in una famiglia. E poi ancora in questa lettera finisce dicendo, ricordati ciò che ti avevo scritto il 12 dicembre 86, io e te compagni di cammino e non meta l'uno per l'altro. È come a dire, non dimentichiamoci mai questa cosa qua, Bellissimo. E poi vediamo sempre su questo punto. Pagina 65. Ma che belle queste espressioni di una lettera dell'87, 19 settembre. Perché proprio tu e io? Dice a Carlo. Perché? Perché il Signore ci ha fatto capire che noi due siamo chiamati ad essere marito, moglie, sposi? Se... Risposta. Perché non potevamo fare a meno l'uno dell'altro e lui non poteva fare a meno di te e di me per diffondere amore. Anche questo. Che intuizioni, amici, che intuizioni grandi. Lui non poteva fare a meno di te e di me per diffondere amore. E poi ancora dice a Carlo, prima di incontrare te, devo incontrare lui. Se no, il nostro rapporto resta superficiale, senza senso. La nostra meta è lui e non noi stessi. E non c'è momento più profondo vissuto tra me e te se non quello che viviamo insieme a lui. Mamma mia. E poi, la vita come vocazione, finalmente il 2 di febbraio 91 si sposano. Il grande terzo capitolo del diario è la vita della famiglia, la vita matrimoniale, anche se non è stata lunghissima, però ci sono delle tracce bellissime sempre nelle lettere che lei scrive a Carlo, già suo sposo. Vi cito questa del 14 febbraio 92. Di 29 anni fa, San Valentino, intitolata in alto, quindi per proprio di oggi. Sentite, dopo un anno cosa scrive? Sono davvero sempre più innamorata di te. Ora che sei il mio marito da ormai più di un anno, sento di volerti sempre più bene, ma con la tenerezza e la dolcezza dei primi giorni. Ogni ora con te è tempo d'amore. Siamo cresciuti e continuiamo a crescere ogni giorno in questo amore immenso. Grazie, mio innamorato. È stupendo vivere con te. Ti amo tanto. Auguroni di cuore la tua eterna innamorata Cristina. Questo è San Valentino, Davvero è commovente come descrive Cristina la pienezza dell'amore che c'è in ogni momento dei giorni, anche quelli più semplici, quelli più feriali. E poi il 27 aprile 92, giorno del compleanno di Carlo, segnatelo, per chi non lo sa, il 27 aprile è il compleanno di Carlo, e a un certo punto dice il meglio deve ancora venire. Pensate che frase scrive dentro a questo biglietto. Ma arriviamo al quarto momento del diario, poi magari lasciare lo spazio a qualche considerazione, a qualche domanda, ed è la parte, se volete, anche qui, più sorprendente dell'esperienza cristiana, di Cristina. Io l'ho intitolata La Pasqua di Cristina, perché in quegli anni stavo studiando un autore cistercense,
sul quale ho fatto anche la licenza in teologia per quello che mi ero appassionato, e questo Guglielmo di Saint-Thierry, parlando della morte, scriveva, e lo cito proprio nel diario, morte, così chiamano questo passaggio verso la vita, con la V maiuscola, gli infelici che non credono. Quelli che credono, come la chiameranno se non Pasqua? E allora, da quando ho studiato questo autore, che esplicitamente diceva così, preferisco, quando si tratta della morte di una persona, usare questo linguaggio, che è di sempre della tradizione cristiana, è la Pasqua. Ha vissuto la sua Pasqua. Quel genitore, quel nonno, quell'amico, l'amica che sono mancati alla presenza fisica, sono entrati nella Pasqua. E la morte per Cristina è stata davvero una Pasqua, una Pasqua. E qui ovviamente ogni pagina del diario va ripresa, e non sto qui a rileggerli perché ve li affido. Non c'è modo più bello per guardare anche al dramma della pandemia se non attraverso la lente di questa esperienza spirituale di Cristina. Di come lei viveva anche il momento drammatico. Mi accontento solo di una lettera, leggo solo questa, scritta alla suora Anna Rosa, che si trova a pagina 89 del diario, e questa lettera si intreccia con un'altra lettera che Carlo ha scritto, e anche qui io rimango senza parole di fronte a questa lettera datata 1 giugno 1995. Nella Pasqua di Cristina verrà qualche mese dopo, il 22 ottobre 95. Sentite cosa scrive. Carissima suor Anna Rosa, come vede, ogni tanto mi viene voglia di scriverle, perché la sento vicina anche se non ci vediamo mai. Soprattutto sento il bisogno di comunicarle i miei pensieri, le sensazioni che in questo periodo non facile della mia vita vivono in me. Nonostante la salute sia precaria, sto facendo la chemioterapia e penso che dovrò continuarla perché non tutto si è assorbito, nonostante la salute sia precaria, sono felice. E scrive sono felice in maiuscolo. Se dicessi ad una qualunque persona queste parole, rimarrebbe più che meravigliata, ma forse lei mi può capire. È difficile spiegarle ciò che provo, ma forse le parole di una lettera che mio marito mi ha scritto, sa, le cose importanti è più facile scriverle che dirle a voce, può aiutarmi. E allora prende a prestito le parole di Carlo, apre le virgolette e fa questa citazione. È Carlo che scrive: ho capito che più ci avviciniamo a Dio, più pensiamo al bene che ci vuole e più possiamo amarci e amare. Abbiamo una mano buona e generosa che ci aiuta, la mano della Madonna. Lei non ci lascia mai soli, perciò Cristina, io e te, in questo momento, abbiamo ricevuto una grande grazia. Per noi è arrivato il momento di crescere, proprio grazie alla nostra sofferenza che ci fa pensare, che ci fa capire con gli occhi della fede che Dio ci ama, che Dio ci vuole con Lui e che la Madonna intercede per noi presso il Padre. A Lui si può arrivare conoscendo il dolore, la croce. Accettiamo perciò con fede la nostra croce. Accettiamo la volontà di Dio perché comunque ci vuole bene. Un giorno capiremo tante cose. Se ripenso alle grazie
che io ho personalmente ricevuto, che cosa posso chiedere di più? È sempre Carlo che scrive. Forse una cosa c'è che posso chiedere di più. La vita eterna. Cristina, proprio in questo momento sento di amarti più di un minuto fa. Voglio credere che in questo modo andremo a Dio. Insieme possiamo arrivare all'amore più grande, Dio. La nostra sofferenza, doniamola a Dio. Mettiamoci nelle sue mani e vedrai che tutto sarà più chiaro, più semplice e più bello. Fine della citazione. Cristina continua, concludendo la sua lettera. Quando rileggo questa lettera, di cui queste poche righe sono solo una parte, mi vergogno di chiedere al Signore qualsiasi altra cosa. Per noi il miracolo c'è già. Se Lui ci ama e noi ci amiamo, nient'altro conta. Tutto il resto viene in più, compreso i nostri figli. Lui che è provvidenza sa quanto li amiamo e se ne fa carico. Sembrerebbe strano, ma anche nel nostro piccolo, a modo nostro, stiamo vivendo quelle parole che mi hanno sempre affascinata. Dio solo. Che il Signore ci dia la grazia di amarlo sempre come sentiamo in questo importante periodo. Con queste riflessioni la lascio, carissima suora Anna Rosa, con la certezza che un'amica ci ricordi nelle sue preghiere. Grazie per avermi ascoltata, sua Cristina. Vedete, questa è una lettera che quindi racconta un'esperienza, la racconta una che può comprenderla, perché Cristina dice: se dicessi certe cose a qualunque persona, rimarrebbe più che meravigliata questa persona, sarebbe pazza, no? Però lei che è suora capisce queste cose, no? E quindi racconta la sua esperienza, ma vedete come si pone di fronte al dramma, è drammatica la sofferenza. Anche lei voleva guarire, ci mancherebbe, anche Carlo voleva la salute di Cristina, tutti volevano la guarigione. Però vedete che qui la cosa che più importa è questo legame con Dio, è questo guardare la vita con gli occhi della fede. È questo che dà pace, è questo che dà forza, pur dentro il dramma. La sofferenza non toglie la drammaticità dell'esperienza, la fede non toglie la drammaticità dell'esperienza di sofferenza. Però siccome Cristina, circondata da Carlo, dagli amici, dai suoi preti, eccetera, è riuscita ad attraversare anche questo passaggio faticosissimo, questo calvario, questa croce, allora vuol dire che anche noi possiamo domandare la stessa grazia al Signore di poter attraversare anche i momenti più bui, personali, ma anche comunitari, sociali, come questo della pandemia, ma con questa luce, la luce della fede. Il miracolo c'è già. Nient'altro conta se non la certezza che Dio è presente, ci ama e ci rende capace di amarci tra di noi. Questo è il miracolo da chiedere. Poi chiediamo tutto il resto. Chiediamo che sparisca quanto prima il virus, chiediamo che gli ammalati guariscano, ma intanto guardiamo alla vita eterna come certezza dell'approdo anche di chi non ce l'ha fatta e di chi è stato chiamato alla casa del Padre. Ecco, io credo davvero che questa quarta parte del diario sia veramente una luce in mezzo alle tenebre. Sono preghiere ed è un'esperienza da offrire soprattutto a chi è dentro il buio. Perché? Perché Cristina arriva a dire: neanche la sofferenza mi è nemica, perché tutto viene da te, o Signore, e quello che viene da te non è altro che bene, amore. Non che Dio voglia la sofferenza, spiega sempre Cristina, ma perché tu, o Cristo crocifisso, mi aiuti a viverla, mi hai dato un significato.
Anche io faccio fatica a dire un po' queste cose, però chiedo la grazia anche per intercessione della serva di Dio, Cristina, e fra poco lo speriamo anche venerabile, speriamo poi nella beatificazione, nella canonizzazione, proprio perché il Signore conceda anche a me questo sguardo d'amore. Ecco, io credo davvero che viaggiando dentro a questo diario, qui abbiamo dato il titolo Una vita donata, uno possa rileggere anche la sua esperienza spirituale, perché la grandezza, perché la Chiesa, è stata l'intuizione del Vescovo di Padova, propone l'esemplarità di una vicenda come questa, ma perché attraverso questa vicenda ogni battezzato possa rileggersi, possa dire quello che Cristina ha vissuto è possibile anche a me. La grazia data a Cristina è la grazia contenuta in quel battesimo reso cosciente poi nella frequentazione del Signore Gesù. Per cui, se volete, questo diario, vuol dire questa vita donata, questa esperienza spirituale di Cristina, che la Chiesa ormai metterà davanti a tutto il mondo, no? Con la dichiarazione della venerabilità, ecco, tutto questo è veramente un grande aiuto, un grandissimo aiuto. È un gesto di amicizia che Cristina ha nei nostri confronti, un gesto di amicizia reso possibile anche dal sì di Carlo, perché è stato Carlo a darci anche la possibilità di avere questa esperienza anche per noi. E quindi io mi fermerei qua, lasciando un po' la parola a voi. Chiedo scusa se sono stato un po' lungo, ma ho preferito davvero dare la parola a Cristina, far risuonare le sue parole più che le mie, perché alcune parole rilette, ripetute, ascoltate, hanno una capacità di allargare il cuore e di illuminare la vita. Ecco, adesso lascio la parola un po' a voi, ditemi voi se... Grazie, Don Patrizio, noi ti ringraziamo, la tua testimonianza per noi è una lezione sempre preziosa e veramente illuminante. Sono certo che approfitteremo ancora di te in futuro per approfondire sempre di più la figura di Cristina, anche perché il suo viaggio ha preso una strada che richiede a noi prima di tutto di essere testimoni e lo possiamo fare solo attraverso la sua conoscenza. Se qualcuno dei presenti nella piattaforma Zoom o se nel frattempo a qualcuno che è su YouTube è sorta una domanda, in tempi brevi, cerchiamo di essere molto brevi, vi ascoltiamo, per cui prego, senza attendere secondi imbarazzanti, prego. Sì, scusatemi, volevo, visto che abbiamo fatto, cioè Don Patrizio ci ha fatto il dono di farci riascoltare le parole di Cristina, volevo dare la parola a Carlo, che nel frattempo ci ha inviato un messaggio, per cui lo leggo in questo momento. Sto seguendo su YouTube la testimonianza, un bel dono prezioso. Grazie a voi per averla pensata e a Don Patrizio per aver lasciato parlare Cristina e con lei Gesù. Il messaggio di amore vero ed eterno di Dio e di Dio Padre è arrivato, forte e chiaro. Non possiamo che gioire e ringraziare. Porta i miei cari saluti a tutti con un abbraccio grande, Carlo. Grazie. Se Don vuoi replicare, noi facciamo da ponte. Cosa devo dire? Se non stupirmi ancora della misericordia di Dio che ci ha fatto incontrare. Ecco, io, come segnalibro, io ho sempre questo espresso, che è la lettera che Carlo mi ha inviato dopo che attraverso Suor Serena gli avevo scritto da Padova mentre stavo predicando un corso di esercizi. E per me questa è una reliquia preziosa, il 23 ottobre 97. È proprio stata un'amicizia, un'affezione a prima vista quella anche con Carlo.
ed è tra le persone a me più care che esistano sulla faccia della terra, e sentire che lui appunto subito comprende che far parlare Cristina non è nient'altro che sentire l'eco delle parole di Gesù. Questo è il testimone, eh. Il testimone è uno che non ferma l'attenzione su di sé, ma è uno che punta il dito come il Battista verso l'altro, con la maiuscola che è il Signore. Per cui, Carlo, niente, ti mando un abbraccio e il mio ricordo per te, per i ragazzi, è quotidiano, perché, come ho avuto già modo di dirti, l'immagine di Cristina ce l'ho nel breviario, dove c'è il Benedictus. Io al mattino inizio la preghiera, prendo il Benedictus, che è la prima preghiera del rito ambrosiano, e vedo Cristina. Per cui, cosa vuoi più di così, per quello che per me è un dono in questo compleanno, dire è stato un incontro per me significativo, cioè che mi ha segnato, mi ha proprio segnato, come uno sfraghissimo, come un crisma, come un tatuaggio, ecco, ho il tatuaggio nel cuore. Grazie. C'è qualche altro intervento? Posso, Pasquale? Certo, In devi. parte, diciamo, è sempre così, no? Carlo mi ha bruciato un pochino l'intervento, nel senso che volevo così chiedere a Don Patrizio così di raccontarci un pochino qualche dettaglio su questo incontro. Perché è sempre commovente ascoltarti, Don Patrizio, nel senso che tu sei un amico di Cristina, che ha conosciuto Cristina dalla pagina di Avvenire, quindi quando tutto era già finito e successo, e così è partito questo segno, no? Questo segno nel tuo cuore. E quindi per me, che come tutti sapete ho avuto il privilegio di essere compagna di cammino di Cristina in quegli anni che così appassionatamente hai saputo ricordare, no, per il suo percorso. Ecco, vedere come questo dono di Dio che Dio fa a ciascuno di noi, no? Ci sceglie per un cammino. Se lui si vuol fare incontrare, sceglie un modo. E vabbè, tu l'avevi già incontrato il Signore, perché eri già sacerdote, quindi l'incontro, come hai ben detto, però l'amicizia con Cristina ti ha permesso di approfondire ulteriormente questo percorso, soprattutto il battesimo. Anzi, ti ringrazio di questa riflessione, di questa catechesi sul battesimo, che per noi cristiani davvero è illuminante, perché parte tutto da lì. Ecco, quindi se ci vuoi, per concludere un po', mettendo insieme questi pezzettini, così rinfrescare un po' questo tuo incontro, testimoniato anche dalla reliquia della lettera, perché penso che possa aiutarci così a riflettere nei segni che nella vita abbiamo, no? Perché tante persone che abbiamo conosciuto come amici di Cristina in questi anni ci hanno anche chiesto: ma come si fa a essere così? Si è senza parole leggendo questo diario, no? Questa vicinanza. Ma come ha fatto a conoscere Gesù così? Ecco, però tu ci stai dicendo che per tutti è possibile, e quindi è un invito a approfondire un pochino. A volte scappiamo da questa possibilità di conoscere Gesù, perché ci fa un po' paura. Cristina non ha avuto paura, ecco, perché non aveva tempo, perché il tempo a disposizione per lei era poco. Allora, giusto per fare la sintesi, se ci dice ancora qualcosa come tua testimonianza, invito a trovare, vedere nella nostra vita il momento di incontro con Gesù. Certo. Beh, insieme alla lettera di Carlo conservo come reliquia la pagina dell'Avvenire, ovviamente, che è qui, del 3 dicembre 1995.
Cosa vuol dire che a volte basta un niente per essere segnati per sempre? Cioè, cosa vuol dire che una testimonianza come quella che ho letto per la prima volta a pagina 2 dell'Avvenire di quel giorno mi ha fatto dire: qui c'è il dito di Dio? Che cosa me l'ha fatto dire? Che mentre leggevo sia il commento, sia le due preghiere che ha messo lì, sia la lettera a Riccardo, sia l'intervista a Don Teofano, cioè io sentivo il mio cuore contento. Contento vuol dire, sentivo una corrispondenza e dicevo, ma questa è una cosa che da sempre io desidero, io cerco. Io cercavo, e ancora adesso cerco, chi mi dice che vale la pena appartenere al Signore Gesù Cristo. Che questa appartenenza a Dio, a Gesù Cristo, riempie la vita di luce, di pace, di gioia. Ero già prete da quasi 11 anni, nel 95, eppure, come siamo ancora adesso, è sempre bisognosi di incontrare qualcuno che ci faccia ci faccia battere il cuore di nuovo. Se volete, quella di Cristina è stata la classica storia di un carisma. Il carisma è il dono che lo Spirito Santo dà a una persona in vista dell'aiuto a far riaccendere il fuoco nel cuore delle altre persone. A volte lo Spirito Santo accende d'amore, un amore soprannaturale, alcune persone che lui sceglie, non si sa perché, non si sa come, come ha scelto Maria e prima ancora ha scelto Abramo, ha scelto i santi, ha scelto Cristina, incontrando le quali uno intravede la verità della vita. E uno dice, così è la vita, questa è la vita, vivere con questo amore, con questa disponibilità. E cos'è che mi ha fatto partire? Cos'è che ha iniziato in me questa conoscenza di Cristina? La voglia di pregare. Mi ricordo che la prima cosa che sono andato a dire a padre Zanoni, da cui viene questo crocifisso, perché mi confessavo da lui, e sono andato a dire, ma padre, ma ha visto quella storia che c'era ieri sull'Avvenire? Sì, era lunedì, io sono andato lunedì a confessarmi, che andavo lunedì, lui fa, sì, l'ho letta, e mi fa, questa è una santa. e poi lui mi ha confortato dicendomi, ecco, quando si incontrano i santi che il Signore suscita nel nostro popolo, è per richiamarci ancora di più a sé. E mi ricordo che la preghiera, dopo quell'incontro, da questa pagina di Avvenire, è diventata più intensa. È come se fosse cresciuto un desiderio. Quando dice, Signore, credo che tu vuoi solo la mia felicità, perciò eccomi, prendimi tutta, fa di me ciò che tu vuoi. Voglio credere che ciò che tu sceglierai, mi indicherai, sarà la via per arrivare alla gioia piena. Voglio fidarmi di te. Ma io devo vivere questa roba qua. Cioè, questo è quello che il Signore mi chiede. E mi sono immedesimato in questa esperienza. Per poi, appunto, siccome vedevo che produceva frutto in me, mi veniva voglia di pregare, mi veniva voglia di confessarmi, di vivere bene la messa, di unire l'offerta della mia vita all'offerta di Cristo sull'altare, tutte queste cose qui, l'amore per la vita, l'amore per la famiglia, per cui guardavo un po' tutte queste esperienze con stupore. Ho cominciato a proporre la stessa cosa nelle predicazioni, quando andavo in giro a fare le missioni, a fare gli esercizi, e ogni volta cosa constatavo? Che quando leggevo queste preghiere, raccontavo questa storia, la gente rimaneva segnata. È impressionante, eh? La gente rimaneva e mi diceva, ma mi fai la fotocopia? Mi fai la fotocopia? Mi fai la fotocopia? E allora ho cominciato a distribuire anch'io la fotocopia di queste due preghiere che c'erano sull'Avvenire, eccetera. Ma finché, appunto, dopo parlando alle suore di Padova, dove c'era Suor Serena, perché quando predicavo alle suore portavo la testimonianza di questa giovane mamma e sposa. E anche le suore rimanevano colpite. Perché non è detto che perché uno è prete e suora allora
no, anche noi siamo dentro un cammino della fede, ma trovare uno che la vive così, finché appunto poi è successo tutto quello che è accaduto. Ma è così, il testimone ti fa venire voglia di osare nell'amicizia con Cristo e quindi di approfondire il rapporto con Lui, di credere all'amore che Lui ha per te e tutto, no? Per cui io sono convinto che ancora adesso chi accosta Cristina sente il cuore riposato, sente il cuore più puro, sente il cuore desideroso di voler bene al Signore, di fidarsi di più, di osare, tutto questo, ecco, e uno percorre poi la via là dov'è, dentro la vocazione che gli è capitata, ma proprio con questo aiuto grande dal cielo, non so, questa è un po' la mia esperienza, mi ha fatto venire voglia di essere ancora di più prete, cioè cristiano, di vivere a fondo il mio battesimo. È così, è il carisma, è lo spirito che attraverso una persona parla. Non so se sono riuscito a spiegarmi, ma per dire che... Assolutamente sì. E tu prima hai citato Don Teofano, sì. Ed è la stessa cosa che lui ha detto anche all'omelia del funerale. E lui andava a portarle spesso la comunione con questo spirito, cioè... Insomma, immagino che anche per voi sacerdoti non sia sempre facile portare la comunione a una persona che insomma, si sta avvicinando al grande passaggio. Però lui ha fatto passare nella sua testimonianza proprio quello che stai dicendo tu. Anche lui si sentiva più sacerdote aiutando a vivere la sua spiritualità, aiutando Cristina in questo momento. Quindi certo. Grazie mille, perché è molto bello questo e fa bene anche a noi laici. Ecco, cioè tu dici, non perché noi siamo sacerdoti o suori è tutto a posto, no? Certo. Anche noi laici. Sentire la vostra testimonianza ravviva la nostra vocazione. Quindi grazie mille. Grazie ragazzi, io vi ringrazio tutti, Don Patrizio in particolare, scusaci, noi ci siamo dimenticati, ma oggi è il tuo compleanno, quindi non ti possiamo fare la canzoncina, ma ti facciamo i nostri più cari auguri di buon compleanno. Prima di chiudere, io devo ricordare a tutti coloro che sono in ascolto che è sempre possibile essere vicini all'associazione iscrivendosi, diventando soci, e lo si può fare recuperando le informazioni o dal sito www.amicidicristinaonlus.it oppure scrivendo una mail alla casella amicidicristinaonlus@gmail.com oppure contattando uno di noi, ormai ci conoscete. Più siamo e più riusciamo a donare nel nome e nel ricordo del messaggio di Cristina. Prima di chiudere, io sono d'accordo con Isabella che ringraziamo ovviamente ancora tutti e Don Patrizio in particolare, ma chiudiamo con la lettura da parte di Isabella di un breve scritto di Cristina che è riportato non nella Vita Donata, ma nell'epistolario, e ecco che Isabella è andata a recuperare anche in stretto legame, Isa, con la giornata degli innamorati, diciamo così. E sì, quindi sì, lasciamo a te la parola per questa chiusura e ringrazio davvero tutti della vostra presenza. Grazie di cuore. Ecco, io approfitto per ringraziare la nostra amica Laura, che ci ha dato questo spunto. Non può essere direttamente collegata con noi, se no avrei detto a lei di leggerlo, però così. Sentite, è stupenda la vita, Carlo, non ti sembra? È bello svegliarsi e vedere che ci è donato tutto, dal sole che illumina al sorriso dei genitori, dall'acqua all'aria. Che fortuna che abbiamo! Bisognerebbe ringraziare per ognuna di queste cose che però passano così inosservate. Mi sento egoista quando pretendo un poco di più, e lo sono perché non mi manca veramente niente. È peccato mortale se solo mi lamento di qualcosa, e ringrazio Dio perché durante questi ultimi mesi mi ha permesso di fermarmi a riflettere.
mi sono resa conto che tutto è dono, anche una malattia, perché se vissuta nel modo migliore può aiutare veramente a crescere, facendoti rendere conto che tu non sei veramente altro che una piccola candela accesa che da un momento all'altro, con un colpo di vento, potrebbe spegnersi se non ci fosse una mano più grande e amica che ti protegge. Sono contenta di questo e sono felicissima. Non ci è chiesto di fare grandi cose, anche perché non ne saremmo capaci, ma di mettere tanta buona volontà nelle piccole, coscienti che da soli non saremmo capaci nemmeno di salire un gradino. Tutto ciò lo dovremo tenere ben presente quando avremo una famiglia nostra, eccetera, eccetera. Grazie a tutti, buona serata. Grazie, grazie, grazie. Ancora auguri Don Patrizio, grazie, grazie di grazie. Cuore. Grazie. Voglio bene. Grazie. E anche noi, anche noi, quindi, anche noi a te. Quando ti chiameremo ci dovrai sempre dire di sì come oggi, eh? Grazie. Ciao. Ciao. Grazie. Arrivederci a tutti, grazie. Ciao. 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 Grazie, Don Giovanni. Invece voi. Grazie.